il ruolo del sale, spesso mi trovo nelle pasticcere dove mi dico, ma io non ho mai messo il sale, anche nella crema pasticcera o in un gelato, eccetera. Allora, il ruolo del sale è quello di donare sapore e facilitare la colorazione della pasta. Cosa vuol dire? Che a contatto col calore, quando voi vedete anche un pane senza sale, è molto bianco, un pane con un pizzico di sale, mediamente sul pane, per avere una giusta sapidità di sale, l'1,20, dall'1 all'1,20 percentuale. Il panettiere vi dirà 2, perché lui ragiona sulla farina. Cioè vuol dire che su un chilo di farina mette 20 grammi di sale, ma non è così. Lei è panettiere? Bene, di dove? Il Campiglione Fenile, provincia di Torino. Qua vicino? Sì. Bene, bene, bene. Se ha domande, qualsiasi cosa, lei non vince nulla perché è qua. No, dico, però perché mettere l'uovo sodo che poi tanto lo vai a cuocere dopo e non lavora più, ecco? Ah, bella domanda questa. L'uovo sodo ha sconchifrato, sì. Non secondo me, aumenta la friabilità, brava Silvia. Allora, lei farà una sua frolla, no? Magari ha dei tuorli o delle uova intere. Se lei prova già domani, poi mi chiama, così magari se non funziona non posso dirgli sì o no, no, scherzo. Se lei magari fa la sua prova sulla sua frolla, il grado di friabilità è pazzesco, eh? Cioè diventa talmente fragile. Se lei anche tutti i suoi tuorli che ha lì cucina sodi, ha totalmente una frolla, due cose diverse. Cioè solo per aumentare il grado di friabilità. Naturalmente è da rivedere di riaggiungere magari una parte di liquido che magari serve, perché il tuorlo in quel caso non ti dà più liquido. Solo per questo motivo la sua domanda era per questa. Giusto Silvia? Allora, il sale, quello di donare appunto sapore e facilitare la colorazione della pasta. Consiglio utilizzare sempre del sale molto fino, che poi sia delle isole Tizio, che oggi c'è la moda, perché chi più ne ha più ne metta. Io ne ho provate tante, però la moda passa e il sale rimane, insomma, ecco, diciamola tutta. Tritato nel cutter, spesso non lo fanno nel cutter, sai perché Nicola? Perché il sale rovina le lame. Allora dico, il cutter poi bisogna, oppure comprate un sale extra fine, oppure come una volta con una bottiglia, magari, attenzione che spesso la bottiglia scivola, non so perché mi è successo sull'ultimo corso, era una bella bagna all'Arc Herms, tutto rosso il laboratorio, siamo rimasti là una settimana con tutti i piedi rossi. Sembrano, sai, le paperette quando passano via, no? E questo per evitare di avere dei granelli disciolti. Difatti, quando voi ci fate caso e mangiate un frollino, è successo magari anche a lei, lei lo mette al sale? Bene. Quanto ne mette? Ma non voglio la ricetta. Ah, ok, benissimo. Pizzico. Tutte le ricette, esalta un po' il sapore. Allora, è d'accordo con me? Assolutamente sì. Bene, non l'ho pagato, eh? Perché questo a me piace metterlo molto fine? Perché se voi lo mettete che un po' i granelli sono grandi, come abbiamo detto la pasta frolla ha un'umidità bassa che va da un 15 a un 18%, non si riuscirà mai a sciogliere. Cosa succede? Quando voi mangiate un frollino e beccate quel granello di sale, se uno non se l'aspetta è molto fastidioso. Allora sono tutte cose viste, diciamo, proprio dal vivo. In questo caso invece se lo disciogliete anche, per esempio, se impastate il burro oggi, mettete il sale e gli aromi, questa è anche una buona tecnica, perciò rendete cremoso il burro, mettete il sale e gli aromi, in questo caso il burro ha all'interno un acido grasso che trattiene e fissa gli aromi, in questo caso si chiama diacetile, ma soprattutto quella poca acqua che ha scioglie bene quello che a noi può dare fastidio in bocca e l'indomani potete impastare, oppure lo disciogliete in un po' di acqua e lo aggiungete a quello che è, diciamo, la vostra pasta frolla. Silvia, ti hanno pagato qua, eh? No, non mi uccidere. No, no. E aiuta a livello... Ciao, Anna. Aiuta il sale, c'è qualcosa con l'umidità. Allora, in questo caso non tanto, anche se... Aspetta, va che... Allora, in questo caso non tanto perché la quantità è talmente bassa che vuol dire un 0,2% vuol dire che su un chilo di farina tu hai circa 4 grammi di sale, è talmente bassa che non influisce molto, e in questo caso può influire anche sul glutine, perciò sulla rigidità del glutine, ma non influisce perché è talmente bassa. Allora, la sapidità giusta ci tengo a ribadirla, è 0,15-0,20, ripeto, sempre sul totale della ricetta, oltre si inizia a percepire la quantità di sale, difatti dal 45 in su voi potete fare un prodotto dolce ma particolarmente salato, che non è salato ma è proprio per far sentire il sale. Quando fate un frollino
salato dove c'è, magari del parmigiano, del formaggio grattugiato, eccetera, va calcolato il sale che c'è in quel tipo di formaggio, perciò mediamente può essere dal 5 a un 4, non sei, dipende se è pecorino o meno, e il sale aggiunto. Mediamente, per evitare che sia poi anche troppo forte, perché anche poi il troppo forte non è il massimo della vita, si arriva massimo all'1,2 per fare un frollino salato. Perciò ricordatevi che queste cose possono esservi utili per quando poi fate un frollino salato o meno. Per fare un frollino salato come si fa? Spesso vi dicevano togli lo zucchero, al posto dello zucchero metti il formaggio, ma non è proprio così, perché lo zucchero è quello che dà la struttura alla pasta, perciò lo zucchero dobbiamo lasciarlo per due motivi: per dare struttura alla pasta e soprattutto per la colorazione in forno, altrimenti avete un frollino che è anemico, è bianco, non è il massimo della vita. Perciò in questo caso bisogna aggiungerci, ecco perché spesso trovate dei frollini salati dove c'è dell'aggiunta un po' di miele. Il miele accelera la colorazione perché accelera la reazione di Maillard, in questo caso vi dà un frollino più scuro, però il miele più del 2% non potete metterlo, è inutile che vi danno la ricetta col 6% perché ve la danno sbagliata, non serve a nulla. Il miele può essere anche, visto che a te piace molto Silvia, latte condensato, ho capito che ti piace molto il latte, e, o anche dello zucchero invertito, solo che lo zucchero invertito in questo caso vi dà anche una dolcezza maggiore, perché se mettiamo latte condensato avete una dolcezza che non è il 130% di quello che è il miele, ma avete una dolcezza media, però avete la colorazione più attiva. Lievito chimico, qui ci sarebbe da fare solo una lezione sul lievito chimico, pensate che l'altro giorno ho fatto una lezione di un giorno solo sul lievito chimico. Qui adesso è molto very fast, però ahimè, va bene. Allora, l'aggiunta di lievito chimico in polvere dona naturalmente una struttura più areata. Tutti i lieviti chimici in commercio per legge devono sviluppare, devono donare un 12% di anidride carbonica al prodotto dove li mettiamo. Cosa vuol dire? Che è come se avesse un 12% di volume maggiore dopo la cottura. Ma dipende dal tipo di lievito chimico che utilizziamo, perciò può essere lievito chimico classico, baking powder, che poi possono essere in varie modalità. Ci sono due tipi di baking powder, azione singola e doppia azione. Scrivi Silvia, ma tanto poi troverai tutto su un opuscoletto molto piccolo. Poi c'è anche il discorso di poter utilizzare il bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio cosa vi dà? Vi dà un prodotto che vi si allarga, perciò il bicarbonato di sodio è molto utilizzato per esempio nei cookie. I cookie sono prodotti molto larghi, se voi aprite dentro sono molto ricchi di pori, e questo è dato dal bicarbonato di sodio, che loro chiamano baking soda, perciò è lo stesso prodotto, solo che in anglosassone si chiama in questo modo qua. O bicarbonato di ammonio, non è la stessa cosa, sono due completamente prodotti diversi. Il bicarbonato di sodio potete anche metterlo all'interno, spesso viene sempre addizionato con del lievito chimico, perché? Perché per evitare il gusto di bicarbonato, che è un gusto, in questo caso non è acido ma è alcalino, cioè la parte opposta della scala del pH, perciò per eliminare il retrogusto, soprattutto quando fate prodotti morbidi, perché tutti i lieviti dove c'è il prodotto morbido si sentono di più, mentre se utilizzate un bicarbonato di ammonio, in questo caso, che in sigla europea si chiama E311II, questo qui è il bicarbonato di ammonio, non è un telefono hot, e in questo caso dobbiamo utilizzare assolutamente dei frollini privi di umidità, al di sotto del 3%, altrimenti quando mangiate quel tipo di frollino sentirete il bicarbonato di ammonio che è fastidiosissimo. Qual è la differenza tra i due? Allora, il bicarbonato di ammonio è quello che sviluppa molto maggiore a contatto col calore e con l'umidità del bicarbonato di sodio. Perciò se voi mettete la stessa quantità di bicarbonato di ammonio e di sodio avete due strutture completamente diverse. Naturalmente quello che dovete ricordarvi è che per il bicarbonato di ammonio dovete avere un prodotto che ha poca umidità all'interno. Una volta si metteva anche nella pasta bignè un pizzico di bicarbonato di ammonio, ma proprio un pizzico per aiutare lo sviluppo. Importantissimo anche in questo caso, come ho detto prima, ci sono poi i lieviti, no? Chimici a doppia azione. Cosa vuol dire? Che hanno all'interno, si chiama pirofosfato disodico,
in questo caso è impermeabilizzato da dell'alluminio, un alluminio alimentare che a contatto con l'umidità non agisce, ma agisce con il calore e con l'acidità. E questo è quello che vi vendono magari nella confezione tipo, senza far nomi, Bertolini o altro. Tutti i lieviti chimici hanno il problema del degradamento, perciò una volta impastata la frolla non potete conservarla più di 2-3 giorni in frigo, perché a contatto con l'umidità perdono la loro azione per quanto riguarda l'azione di dare anidride vita carbonica al prodotto. Se utilizzate un bicarbonato di sodio aperto da tanto e chiuso male, fate a meno di utilizzarlo, perché non avrà l'effetto che vi aspettate, perciò questo vuol dire che ha perso la sua caratteristica con l'umidità dell'ambiente. Quando comprate il baking powder, ci sono tre prodotti all'interno, c'è una base acida, una base neutralizzante e una base alcalina. Questi tre formano appunto uno che sviluppa con l'umidità, uno che sviluppa con l'acidità e col calore. E questo è il classico baking powder. Il neutralizzante spesso è amido, amido di riso, amido di frumento, eccetera. Cosa serve? Serve a impermeabilizzare questi granelli di due prodotti diversi, perciò acido e alcalino. Tu mi stai seguendo, vero Nicola? Bene. Acido e alcalino per evitare che tra di loro iniziano la reazione chimica. Questo è un po' in poche parole quello che è il lievito chimico. Alla fine della cottura cosa resta del lievito chimico? Ma allora, importante è la quantità innanzitutto. Come vedete io vi ho scritto da 0,2 a 0,5, solo in alcuni casi si arriva anche all'1,5. La classica famosa pasta sablé di Bretagna ha quasi l'1,6 anche 1,8 di lievito chimico, ma è un prodotto che insomma lievito chimico per quanto volete lo sentite, ma è un prodotto tipico, a noi interessa solo per cultura nostra. È importante non superare mai l'1%, oltre l'1% incominciate a sentire la percezione o di acido o di basico. Perciò qui è solo un discorso di alveolatura, ma la quantità è quella che ci aiuta a evitare appunto un retrogusto di lievito. Molti vi diranno anche da conservante, sì, può farlo perché in questo caso il bicarbonato di sodio vi può un po' o aumentare il pH se è troppo acido, o l'altro, in questo caso il cremon tartaro, ve lo può abbassare. Perciò sono due tipologie completamente diverse. Però naturalmente è importante capire le funzioni di entrambi. Ripeto, per esempio il bicarbonato di ammonio, la sua decomposizione inizia a 40 gradi, un bicarbonato di sodio inizia a 60 gradi. Perciò nell'ammonio voi vedete subito il frullino che vi si allarga, nel bicarbonato di sodio è un po' più lenta. Però i gusti sono completamente diversi se abbiamo l'umidità. Perciò uno è più indicato per i prodotti umidi e uno per i prodotti secchi. Da ricordare, una pasta a frolla con il lievito deve essere lavorata e cotta in breve tempo, quello che vi dicevo prima, per evitare un degrado prematuro del gas carbonico. Se utilizziamo, come vi ho detto prima, ve lo ripeto, il bicarbonato di sodio, la struttura della pasta si allargherà, perciò avrete il prodotto che vi si allarga esternamente. Se si utilizza bicarbonato di ammonio è consigliato cuocere bene il prodotto per togliere l'umidità, per evitare appunto il gusto forte e persistente. Mediamente un frullino ha circa un 3% di umidità. Questo qua è un po' il nostro principio. Domande sul lievito ancora? Ragazzi? No. Chiaro? Stai scrivendo? Per tutti? Immaginavo. Lì? Tutto chiaro lì? Bene. Prego Nicola, grazie. Ingredienti caratterizzanti. Vai, vai. Allora, nelle paste friabili possiamo aggiungere vari tipi di ingredienti. Polvere di frutta secca o farina di frutta secca, intesa come polvere di nocciola, polvere di mandorle, eccetera. Cacao amaro, ormai è tutto 22-24, il 10-12 non si utilizza più, perciò è più un 22-24. Spezie varie, 0,1-3%, c'è un lasco molto, molto ampio. Perché 0,1-3%? Perché se mettete un 3% di cannella è un prodotto che è immangiabile. Se mettete magari un 3% di caffè, allora avete un prodotto giusto, magari per chi beve il caffè, ma per chi non lo beve anche molto forte, perciò può variare anche un po' in base al gusto personale. Bisogna tener conto cosa porta ogni singolo ingrediente, soprattutto le polveri di frutta secca, le quali indeboliscono la farina, perciò vuol dire che se la vostra frolla è croccante sarà ancora più friabile,
perché il prodotto lega meno, e in questo caso avrete un prodotto appunto più friabile e meno resistente. Visto che ci siamo e vi vedo con l'acquolina in bocca, ci buttiamo su uno. Questo qui facciamo degustare, che è un frullino alla mandorla. Allora, quando io faccio un prodotto che ci deve essere la mandorla, qui per esempio possiamo metterci anche dentro della mandorla grezza con la pelle, vuol dire che avrà più gusto, anche una piccola parte, basta un 2% di mandorla amara. In questo caso non ce l'avevo, ho messo solo mandorla grezza, mandorla in polvere. Allora, se voi sentirete un retrogusto di mandarino alla fine, è un gusto delicato di mandorla ed è molto friabile, non è resistente, lo sentite in bocca, non sentite i granelli perché c'è zucchero a velo in questo caso. E per far sì, dove voglio arrivare? Che spesso trovo delle ricette, quando vedo la mandorla vedo magari 20 grammi su 2 kg di prodotto. Ma cosa li mettete a fare 20 grammi? Non serve a nulla. Cioè, o la mettete che si sente, o non la metto. Per esempio, qui c'è un ben 13% di mandorla. Però è una frolla che può essere lavorata alla raffinatrice, come si chiama? Alla sfogliatrice. Non è una frolla che poi diventa illavorabile tutto ciò, perché poi bisogna anche renderla lavorabile, perché un conto è fare la dimostrazione, la dimostrazioncina, eccetera. E poi, com'era? Tutto a posto? Meno male. Com'era, boss? Bene. Poi ti do la ricetta, abbiamo anche le ricette qui, eh. Sono sbagliate naturalmente, perché io le do sempre... Ah, le ha già date, vieni via? Ok. Allora, perciò vedete, in questo caso io cosa ho fatto? Ho fatto una regola che vediamo più avanti, perciò ho cercato la regola sulle paste frolle per farla diventare. Una vostra frolla classica a casa, farla diventare alla nocciola, al pistacchio, eccetera, eccetera. Però attenzione, che cosa può cambiare? Può cambiare l'umidità che è presente nella vostra frutta secca. Spesso per esempio il pistacchio è uno di quelli più secchi e spesso col pistacchio dobbiamo riaggiungerci dei liquidi, mentre con la mandorla è quello che vi dà sempre il prodotto costante, anche la nocciola. Delle volte la nocciola invece è un po' più umida, vi può dare il problema che la frolla è un po' più meno malleabile, come magari lo era senza il discorso di aggiungerci della frutta secca. Allora, frutta secca inferiore al 10%, come vi dicevo prima, di polvere non cambia nulla, nel senso che il gusto non lo sentite, a meno che non mettete veramente di mandorla amara, eccetera. Mentre se la quantità diventa importante, diciamo quel 15 può essere anche un 12, già dal 12 incominciate a sentire, al 20 il gusto risulterà più deciso e la struttura più fragile. Difatti avete visto che è friabile, non è croccante, sono due termini completamente diversi. L'utilizzo di paste frutta secca, perciò pasta pistacchio, pasta nocciola, eccetera, ci vedi? L'utilizzo di queste paste cosa fanno? Modificano radicalmente il punto di fumo, il punto di fusione del burro. Perché? Perché voi mescolate due grassi differenti, perciò se il burro che state utilizzando è del burro a 29 o 32 gradi, basta aggiungerci un 5% di questa pasta di nocciole o che sia, il punto diventa anche 27-26 gradi. Testato, cosa succede? Che quando lavorate la frolla è più difficile lavorarla, perché vi si attacca, perché il punto di fusione è più debole. Allora in questo caso bisogna stare attenti. Il mio consiglio è, invece, se utilizziamo in questo modo qui, non avete problemi, è sempre disponibile, vi costa anche leggermente un po' meno di quello che può essere una classica frutta secca. Poi un'altra cosa che è anche fastidiosa è che può donare una separazione dei grassi, perciò vuol dire che quando voi impastate il tutto avete due grassi che non sono immiscibili tra loro, dovete riaggiungere l'umidità per legarli e avete poi la pasta che è illavorabile. Perciò qui dimenticate la lavorazione in sfogliatrice. Invece io quando analizzo una ricetta cerco di pensarla in quello che è la lavorazione. Io posso anche fare una frolla laminata con un chilo di burro, scusate, un chilo di farina e 9 etti di burro, ma poi come la laminiamo? Se uno ha l'ambiente a meno 25-30 gradi è impossibile, perciò se dobbiamo andare sulla luna va bene, ma se dobbiamo stare con i piedi per terra la realtà è questa. Dottore, prego. Cacao, coperture fondenti, eccetera. Allora, quantità minima di cacao? 3 o 4%, tanto per non far nomi, tanto poi su YouTube lo togli questo, no? Vero? Pan di stelle. È un 3% di cacao circa, da un 3 a un 3,5. Perché? Perché è un gusto che va bene per anche i bambini.
Allora, quando voi fate un frollino che è molto ricco di estratto secco, perciò che mettiamo la massa di cacao, lo assaggiamo adesso, quello scuro, grazie. Qui adesso sentite una friabilità diversa da quella da prima, perciò allenatevi un po' a sentire le friabilità. Qui c'è della massa di cacao, non c'è il cacao. Cosa mi dà la massa di cacao? Mi dà un prodotto completamente diverso. È come dire un gelato al cacao. Lei fa gelato? Bene, da domani può farlo. Un gelato al cacao e un gelato con la massa di cacao. Cosa succede? Avete un prodotto completamente diverso. Qui abbiamo una massa di cacao dove vi dona, dove all'interno naturalmente c'è anche del burro di cacao. E il burro di cacao vi modifica la struttura. Vale a dire che quando voi lo mangerete non sarà coriaceo come è quello che può essere col cacao, ma sarà friabile, spero. Naturalmente, perché massa di cacao? Perché io ho bisogno di estratto secco. La massa di cacao come è composta? 54% mediamente o 56% burro di cacao, 44% quello che riguarda il discorso di cacao. Su questo frollino abbiamo il 4,5% di cacao. Non è amaro, non è dolce ed è per tutti. Ricordiamoci che noi quando vendete voi un vassoietto o quando voi un giorno avete la pasticceria, quando la gente viene da voi e vi compra il vassoietto, lo porta a casa per mangiarli tutti, non per essere solo esclusivamente per chi fuma tabacco o beve rum per farlo al cioccolato particolare. Perciò vuol dire che anche un bambino, difatti io, mio figlio è la mia scala, quando mio figlio mangia un prodotto vuol dire che va bene per tutti. Perciò se un bambino e una persona molto adulta accettano un prodotto del genere vuol dire che è il prodotto che può andare bene. Allora, vedete, è importante che avete sempre la scheda tecnica della composizione della copertura che voi mettete. Nessuno mi vieta, e ho fatto proprio in questi giorni, io purtroppo le mie ricette sono in continua evoluzione, nessuno mi vieta di metterci dentro anche del cioccolato bianco, invece del cioccolato scuro. Cosa viene? Viene un prodotto che, perché è buono? Perché c'è il lattosio che piace a Silvia, che è contenuto nel latte in polvere, che è nel cioccolato bianco, che aiuta la colorazione. Perciò avviene una reazione di Maillard molto rapida e viene un prodotto che sembra caramello, ma voi non sentite il cioccolato bianco. Ed è semplicissima da fare. Adesso non mi ricordo la ricetta, è inutile che me la chiedete, poi magari se volete via email vi mando quella sbagliata, così siete apposta. Le coperture possono essere aggiunte, tritate, fuse. Allora, tra le due cosa cambia? La struttura. Se voi la mettete tritata vi darà una struttura più coriacea, se la mettete fusa come quella che avete assaggiato adesso vi dà una struttura friabilissima. Perciò ripeto, se voi fate la stessa ricetta col cacao sono due famiglie opposte. Questo è sempre da testare. Io le ho testate, però testate anche quello che vi dico io. Qual è il problema dell'aggiunta di quella fusa? Che voi è come se mettete del cioccolato che poi deve rapprendersi. Perciò va stesa subito. Perché? Perché poi quando è fredda il cioccolato è duro e voi è come o ci mettete dentro una pseudo ganache, cioè faccio la mia ganache e gliela metto dentro. La ganache a cosa serve? A destabilizzare il burro di cacao. Se invece mettete in questo modo devo subito stenderla magari tra due carte da forno, raffreddarla e poi tagliarla. Tutto c'è sempre un compromesso, perciò non è detto che magari lavorativamente parlando può essere la scocciatura più buona, però sotto al palato sono due famiglie completamente diverse. Please. Buongiorno, tutto bene? Se vuole può entrare, sa? Non paga nulla, si paga solo all'uscita. Va bene. Allora, spezie, la quantità della spezia in questo caso dipende da cosa vogliamo ottenere. Per esempio, quando io faccio un frollino al caffè, io non bevo caffè, lo bevo solamente nel cappuccino, perciò mi piace un frollino che non sa di caffè molto forte, qui è un gusto soggettivo e personale. Io ho inquadrato che il mio gusto è al 2%, quando io metto il 2% il frollino è perfetto. Però se uno lo vuole, magari fate una serata particolare, non so, per l'azienda Giovanni che fa caffè, in quel caso io devo avere magari magari abbinato a un caffè arabica o un robusto, quello che sia, posso anche modificare e andare fino al 3%. Caffè macinato finemente. Perché? Perché non ho l'acqua abbastanza per sciogliere quello solubile. Perché io posso mettere il solubile, ma dove lo sciolgo? Nel burro? Però non ha senso perché impiegate tantissimo tempo. Si può anche fare, ma il prodotto è naturalmente due cose diverse. Se mettete quello macinato è importante che sia il più fine possibile.
perciò proprio altrimenti dà fastidio in bocca. Non posso fare le infusioni perché non ha nessun senso, perché le perdo tutte. Infatti in questo caso invece se fosse cannella, la cannella può andare dal 5,05 all'1%. Però se andiamo su in Alto Adige magari va bene anche l'1,5%, perché lì sono abituati cannella magari nello strudel eccetera, qui dipende un po' dal gusto ricercato che vogliamo ottenere. La struttura in questo caso non viene completamente modificata. Cosa vuol dire? Che voi la vostra frolla che avete a casa, prendete un chilo di pasta frolla, ci mettete 20 grammi di caffè macinato e avete fatto un frollino al caffè. Questo perché? Per rendere polivalente una ricetta, altrimenti non uscite più dal laboratorio. Siamo sempre lì. Allora più rendiamo polivalente una ricetta, migliore sarà il prodotto e la vita anche non solo in laboratorio ma anche un po' privata, penso, no? La mettiamo in conto questa sulla bilancia? Sì, meno male.